Il principe Harry ha vinto il primo round di una battaglia per diffamazione con un giornale per la sua lite con il governo sulla sicurezza. Harry ha citato in giudizio il Mail domenica dopo aver riferito di aver dato una svolta positiva a una storia su una rissa in tribunale per le guardie del corpo, che affermava di aver cercato di mantenere segreta. Il duca di Sussex sta cercando un riesame giudiziario della decisione del Ministero dell'Interno di ridurre la sicurezza personale per lui, Meghan e i loro figli quando visitano la Gran Bretagna dalla loro casa negli Stati Uniti. Il giornale ha affermato di aver portato il governo in tribunale dopo aver rifiutato la sua offerta di pagare gli agenti di protezione personale di Scotland Yard. In un articolo pubblicato a febbraio, il giornale ha anche affermato che la macchina delle pubbliche relazioni del duca ha cercato di dare una svolta positiva alla controversia. Ieri il giudice Nicklin si è pronunciato a favore di Harry in un giudizio preliminare, dicendo che il significato naturale e ordinario dell'articolo è diffamatorio. Il giudice dell'alta corte ha sottolineato che la sua sentenza è stata molto la prima fase dell'azione per diffamazione. Punto. Associated Newspapers, gli editori del giornale, dovrebbero ora presentare una difesa contro il reclamo. Gli avvocati di Harry hanno sostenuto che il giornale lo aveva accusato di mentire. Ma ieri il giudice Nicklin ha respinto il suggerimento. L'articolo non fa quell'accusa schietta, né espressamente né implicitamente, ha affermato la sua sentenza. Il lettore ordinario e ragionevole capirebbe la differenza tra fatti girevoli e mentire. Ma ha aggiunto che l'accusa fatta nell'articolo era proprio che l'obiettivo era di fuorviare il pubblico. Il titolo dell'articolo diceva, esclusivo, come Harry ha cercato di mantenere segreta la sua lotta legale con il governo per le guardie del corpo della polizia, punto poi, pochi minuti dopo che la storia è stata divulgata, la sua macchina per le pubbliche relazioni ha cercato di dare una svolta positiva alla controversia.